Ciao amiche di Filo, oggi vediamo insieme come riciclare delle vecchie lenzuola, in questo caso sono di flanella, per realizzare delle federe per dei cuscini. In particolare io lo farò per questo cuscino, che sono quei cuscini più grandi, quelli per la cervicale per intenderci, di lattice o materiali simili, che sono veramente grandi ed è difficile trovare le federe, quelle che danno in abbinate con le lenzuola stesse. Voi sapete che per quanto riguarda le lenzuola si consumano solo in alcune zone, altre invece rimangono abbastanza, cioè il materiale è nuovo. Quindi vediamo come realizzarlo, quindi riciclando delle vecchie lenzuola andiamo a fare delle federe per il nostro cuscino. È facilissimo e vediamo insieme come si fa. Io penso che le misure sono abbastanza standard, quindi vi do la misura del mio cuscino, ma vi mostro comunque come si fa per prendere le misure. Con il nostro metro da sarta andiamo a prendere qui da dove inizia la cerniera, la cerniera dico bene, fino qui dove finisce la cucitura. In particolare nel mio caso è 80 centimetri. Poi prendiamo anche la larghezza, anche in questo caso dalla parte centrale fino al lato opposto e io vado a misurare 48 centimetri. Quindi sarà 80 per 48 centimetri. Da queste misure partiamo per realizzare la nostra federa. Partendo dalle misure che sono 80 x 48 cm, io vado ad aggiungere 4 cm per lato, quindi sarà 84 x 52 cm. Avrò bisogno di due pezzi di queste dimensioni qui, 84 x 52. Dovrò inoltre preparare un altro pezzo di tessuto di circa 20 centimetri per la larghezza, cioè nel mio caso 52 centimetri. Quindi due pezzi grandi e un pezzo più piccolo. E adesso li tagliamo insieme. Ora il vecchio lenzuolo e vado a sistemare su un bel piano così largo. Vado già a mettere, guardate, su questo lato il tessuto è rifinito, quindi possiamo iniziare proprio da questo qui, lo sistemo per bene e allora vado a segnare su questo lato qui 84 centimetri, mi sposto e segno di nuovo 84. Ed 84. Se questi segni li metto abbastanza vicini, qui vedete ho sovrapposto quello al di sotto, sta anche oltre, quindi vado sostanzialmente a tagliare. Seguo proprio questa linea. Ok, questa larghezza dovrà essere nel nostro caso 52. Eccolo qui, ma che occhio, eh? 52, fateli coincidere questi due più o meno, 52, se li avviciniamo così e così via. Se volete potete anche unire questi punti, tanto per seguire. Ecco qui, ed andiamo poi. Io li vado a ritagliare insieme perché guardate, praticamente coincidono. Ovviamente questo tessuto è un po' deformato perché è un vecchio tessuto, è un vecchio lenzuolo, quindi è deformato. Ecco qui, abbiamo ritagliato questi due pezzi. Ora vado a ritagliare un pezzo della stessa larghezza, ma alto 20 centimetri. Per 52. Prendiamo qualche centimetro in più perché guardate, questo va un pochino storto, quindi prendiamo qua
anche 54, e così tanto poi l'adattiamo questa misura, e 20. Vado a ritagliare, segno, ora amiche, prendo uno di questi due pezzi, per esempio questo è uguale, perché sono uguali, e vado a, in questo caso io non ho bisogno di bordare, però eventualmente possiamo effettuare una ripiegatura per circa 8 centimetri. Lo prendo su questo e su quest'altro e poi lasciamo che il tessuto se ne va in maniera naturale. Ok? Eccolo qui. Qui dovrò fare una cucitura con il punto dritto, però preparo anche quest'altro pezzo di tessuto, amiche, facendo la stessa operazione. Io in questo caso ho questo bordo, però posso dire di poter ripiegare comunque per avere un qualcosa di un pochino più preciso. Per circa 2 centimetri, in questo caso sono quasi 3, ecco qui, per 2 centimetri lo vado a ripiegare. Se non avete questo bordo, piegate così e poi mandate allora, se lo dovete fare per esempio su una parte ritagliata in questo modo, voi lo piegate per 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo, mettete gli spilli e poi mandate all'interno in questo modo il tessuto e poi andate a cucire. Io lo faccio qui perché per me viene più semplice e lo vado a ripiegare proprio per i miei 2 centimetri. Ora, preparati questi due, andrò alla macchina da cucire e farò una cucitura con il punto dritto e con il punto dritto. Amiche, io ho fatto questa semplice cucitura e questa è sul retro e questa invece per quest'altro pezzo. Riprendiamo il pezzo che non abbiamo ancora lavorato, lo mettiamo per bene così. Vado a sistemare al di sopra dritto su dritto. Lì sopra la vado a fissare a 10 centimetri, un po' più in alto, ecco qua, e vado a fissare con uno spillo. Di qua faccio la stessa cosa, sempre 10 centimetri, ok? Vado a mettere così. Vado a sistemare per bene questa parte. Non vi preoccupate perché il tessuto ovviamente è un tessuto che si è rovinato. Ecco, lo stendiamo, poi lo andiamo a rifinire per bene. E adesso mettiamo la nostra fascia che è tendola qui su questo bordo, la parte che non ho ancora lavorato. Non vi preoccupate che andrà un po' di più perché l'abbiamo già tagliata un po' più larga proprio per evitare problemi. La mettiamo in questa maniera. Andiamo a fissare fisso per bene anche tutto il resto. Io ho sistemato tutto, adesso qui in fondo vedete? Questa parte che ho messo al di sopra,
è un pochino più lunga e vado a togliere proprio questo eccesso. Inoltre, anche la parte, questa parte qui che ho attaccato più corta. Vedete, sporge un pochino e io vado a togliere proprio questo eccesso qui. Ed anche di qua. Ora sono pronta per andare alla macchina da cucire ed effettuare una cucitura tutto attorno con un punto dritto. Se avete la macchina taglia e cuci pure potete fare, in quel caso rimane già ben rifinito. Qui la cucitura che io ho fatto tutto attorno. Ovviamente ora vado ad eliminare gli spilli, eventualmente a togliere degli eccessi di tessuto. Se voglio posso fare un punto a zig zag tutto attorno per rifinire. Qui c'è qualche eccesso che sicuramente ci siamo dimenticati, lo fate per bene, poi girate in questo modo. Ed ecco qua. Nostra federa è pronta. Ecco, potete togliere questi angoletti se si formano, ecco, se gli angoli non vengono fuori per bene, fate in questa maniera. Tac. E la vostra federa è pronta. Eccola qui. Super gigante per il cuscino in lattice. Ecco qua. Abbiamo fatto le rifiniture, ovviamente ci sono almeno all'esterno. Queste sono le cuciture che noi vediamo. Ecco, si presenta proprio in questo modo. Io penso che come idea di riciclo è abbastanza valida. Bene, amiche, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, condividete questo video se lo trovate utile. Bene amiche, io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial!